tragedia del Trasemoto, nella quale morirono sette persone, sette lavoratori all'interno di un'azienda sul nostro territorio. E sono trascorsi 7 anni da quando in realtà, attraverso quella tragedia, ci fu una diversa consapevolezza di quello che stava accadendo all'interno di un contesto come il nostro. Sono anche anni però durante i quali questi sette, lo sforzo istituzionale, e in realtà non soltanto istituzionale, per fortuna, ha avuto un grande incremento, una grande nuova consapevolezza. Noi oggi ricordiamo il 1° dicembre 2013, ma ovviamente diamo anche modo e la possibilità a tutti gli intervenuti che ringraziamo a nome del Comune di Prato, di rendere evidente quello che sarà il nuovo percorso di tutti i soggetti che fanno parte di questo incontro di questa mattina, sia di quelli istituzionali, sia di quelli non istituzionali, sia di quelli italiani che di quelli in rappresentanza della Repubblica Popolare Cinese, che ringrazio. La prima parola va al sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Sindaco, tocca a lei. Ah, ecco. Allora, grazie, grazie Simone, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Chiaramente è un po' una situazione che insomma, conoscete, ormai siamo abituati a fare eventi, a organizzare momenti di incontro su queste nuove piattaforme. Questa era ovviamente una necessità che noi avevamo, quella di commemorare quello che è successo il 1° dicembre di 7 anni fa. Io voglio iniziare, lo so che magari non è troppo conforme ai suggerimenti che vengono dati all'arte della retorica, però voglio iniziare con i ringraziamenti. Voglio iniziare con i sinceri ringraziamenti, perché quel 1° dicembre 2013 una comunità è stata sfregiata, ferita, da un evento che riportava la nostra storia indietro nelle lancette di decine, vorrei dire anche qualche centinaia di anni. Schiavi, persone che stavano lavorando fuori da ogni diritto ed ogni legalità sono morte, rinchiuse dentro a un capannone, avvolti dalle fiamme. Non credo ci sia niente di peggio che si possa pensare. È stato uno sfregio profondo per una comunità, quella pratese, per una realtà, quella della Toscana, che sul lavoro è cresciuta, che nel lavoro ha saputo accogliere migliaia di persone venute da tutte le parti d'Italia, da tutte le parti del mondo. Quello è stato il punto più basso. E allora parto da ringraziamenti perché quella città ferita, quella città stordita, quella città che aveva subito un trauma così violento, si è provata a rialzare, si è riorganizzata, è passata dalle tante chiacchiere fatte nel corso degli anni ai fatti e ha trovato accanto a sé le istituzioni, tutte le istituzioni. A partire dalla Regione Toscana, che con il progetto Lavoro Sicuro, che qualcuno all'inizio riteneva inutile, sta dando risultati pazzeschi questo progetto e dopo il dottor Berti gli illustrerà. E la Regione Toscana si è mossa subito, dal settembre 2014, in tempi praticamente immediati, perché con investimenti su uomini e mezzi, con risorse economiche anche verso l'amministrazione comunale di Prato, ribaditi nel corso del tempo, finora, fino a qualche ora fa, vorrei dire, di questo ringrazio il presidente precedente, il presidente attuale, gli assessori precedenti e gli assessori attuali. Ci siamo sentiti a fianco, fiancheggiati, accompagnati, coinvolti, guidati dall'istituzione a noi più vicina. E poi lo Stato, a partire dalla Procura della Repubblica, che ha svolto un lavoro pazzesco nel corso di questi anni. Una procura già sottodimensionata, con spesso numeri con braccia e teste ridotte al lumicino, si è fatta carico nel corso del tempo non solo con coraggio di quel procedimento penale legato a quanto accaduto al Teresa Moda, ma dei migliaia, migliaia di altri che nel corso di questi anni hanno portato una competenza specifica di straordinario spessore.
della violazione dei diritti del lavoro, della sicurezza sul mondo del lavoro, di cui la Procura della Repubblica, insieme alle forze dell'ordine, ovviamente, insieme alla prefettura, si è fatta interprete e è diventata il maggior punto di contrasto, continuando a, diciamo, affrontare fascicoli e fascicoli che si affastellavano nel corso del tempo dovuti ai controlli, dovuti alla giusta voglia di sanzionare e di reprimere chi quelle violazioni le commette sfruttando l'uomo, sfruttando le necessità dell'essere umano, sfruttando quelle debolezze. Ovviamente, insieme alla procura, alle forze dell'ordine, le donne e gli uomini delle forze dell'ordine, fatemi ricordare qui, in maniera particolare, per ovvi motivi, le donne e gli uomini della Polizia Municipale che hanno accompagnato per il 98% degli ingressi dentro quegli opifici industriali, gli ispettori dell'ASL, quel lavoro fatto insieme appunto alla Regione Toscana attraverso il progetto Lavoro Sicuro, quel piano operativo che ha portato a visitare migliaia di aziende in maniera quasi quotidiana. E poi ovviamente la politica, su questo, il Consiglio Comunale, i sindacati, le associazioni datoriali, c'è stato un fronte comune che ha voluto, preteso una reazione rispetto a quella che era una questione non più tollerabile. Ecco, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, sono certe volte noiosi, sicuramente freddi, ma incontrovertibili. Quello che ora affrontiamo sul nostro territorio è uno scenario completamente diverso rispetto a quello che abbiamo iniziato ad affrontare 7 anni fa, nel settembre 2014, quando è iniziato il piano Lavoro Sicuro. È tutto a posto? No. Il procuratore Nicolosi sono sicuro che potrà raccontarvi assolutamente che tutto non è a posto, perché purtroppo ancora quei fascicoli di cui parlavo prima, continuano ad arrivare in Procura della Repubblica. Ma certo è che è cambiato completamente il numero ed è cambiata anche fortunatamente la qualità, se così possiamo definirla, dei reati che vengono commessi. Tutto questo è figlio di un grande lavoro fatto insieme, le istituzioni tutte, il coinvolgimento della politica, in quella più alta, quella con la P maiuscola, e anche, fatemelo dire, della voglia di reazione di una comunità. È giusto commemorare quel 1° dicembre perché lo abbiamo detto tutti gli anni, lo ridiciamo anche stavolta. Quello è stato un punto non incontrovertibilmente doloroso e assolutamente da segnalare come punto di non ritorno. Oltre non si può più andare. Ma anche per raccontare che le istituzioni tutte, quando poi decidono in maniera caparbia, costante, tenace di combattere un fenomeno, beh, in una realtà come la nostra poi si prova con i numeri e con i fatti che è possibile dare un segnale che la legalità si rispetta sempre e soprattutto che i diritti del lavoro non sono merce negoziabile, che la sicurezza di chi entra in un opificio industriale non è una questione su cui noi possiamo minimamente derogare, perché è figlia, frutto di un lavoro antico, di persone che ci hanno messo passione e in alcuni casi ci hanno rimesso anche la vita. Spetta a tutti noi continuare a tutelarle, continuare a difenderla ed essere i maggiori paladini del rispetto di quelle norme e di quelle regole. Grazie davvero a tutti per essere qui. Grazie signor Sindaco. Io devo chiedere scusa agli altri ospiti e all'ordine degli interventi, in particolar modo mi riferisco in questo caso al dottor Berti e al signor Console della Repubblica Popolare Cinese, ma il Presidente della Regione deve andare ad Arezzo per le terapie intensive in questo momento, non certamente facile, e quindi cedo più che volentieri la parola ad Eugenio Giani, che rappresenta la Regione Toscana, che è il primo motore del fondamentale patto per il lavoro sicuro verso il quale tutti noi tendiamo al rinnovo. Grazie, Presidente, tocca a lei. No, grazie a voi, ma aspetto l'intervento del dottor Berti perché è bene che parlino più i fatti del lavoro fatto dalla Regione Toscana e quindi vado via, intervengo e vado via subito dopo il suo intervento.
Bene, dottor Berti, prego, Sì. direttore del Dipartimento della Prevenzione, azienda ASL Toscana Centro. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Intanto posso dirvi che è un'emozione svolgere questo intervento accanto al Presidente della Regione e vorrei anch'io partire dal ringraziamento che faccio di cuore a tutti gli intervenuti, al Sindaco Bipponi, per l'attenzione che ha sempre dimostrato a questa vicenda, per le parole importanti che ha appena speso per sottolinearne i risvolti positivi. Io, se è possibile proiettare le slide che avevo preparato, vorrei esporre rapidamente insieme a voi e sottolineare alcuni punti, il primo dei quali è rappresentato dal fatto che quella tragedia del 1 dicembre non fu finita per caso, fu conseguenza di una situazione, ahimè, molto diffusa, fatta di legalità da tanti punti di vista, quella sulla sicurezza che dette luogo quella tragedia, ma anche gli aspetti dell'evasione economica, gli aspetti dello sfruttamento del lavoro. La reazione è stata in effetti importante, direi straordinaria, considerate anche i tempi. In pochi mesi è stato allestito un gruppo qualificato di intervento, colleghi che hanno avuto una formazione sul campo e si sono cimentati con risvolti assolutamente complessi, che hanno dato dimostrazione di poter cambiare le cose. Il lavoro è partito nel settembre del 2014, si è contraddistinto per una grande condivisione, il rapporto con le procure della Repubblica, la procura della Repubblica di Prato, il dottor Nicolosi, in primis, e il suo sostituto Gestri, con i quali si è lavorato fianco a fianco, sottolineando e anche imboccando strade nuove che la Procura di Prato per prima in Italia ha voluto inaugurare, dimostrando anche una capacità, un'efficienza operativa, credo, ineguagliabile. E poi il rapporto con le prefetture, con le forze dell'ordine, con le istituzioni, le parti sociali, insomma una rete fitta di contatti che ha seguito e sviluppato un progetto e ha cercato in primo luogo di puntare sulla collaborazione. Qui il rapporto con il consolato, tanti incontri avuti con la comunità cinese per cercare di stabilire un dialogo, il patto per il lavoro sicuro, le iniziative molteplici anche dal punto di vista informativo. Bene, poi alla fine l'attività è partita. In 7 anni sono state ispezionate più di 14.000 imprese, effettivamente un rullo compressore che si è modificato nel tempo, imboccando traiettorie più larghe, cercando di superare la dimensione iniziale che puntava sulla eliminazione dei macro fattori di rischio che erano stati causa di quell'evento, allargando il raggio ispettivo progressivamente, e abbiamo trovato tante carenze. Ma si è cambiato il comportamento, perché se all'inizio la regola era quella dell'evanescenza, si trovavano situazioni che venivano fatte chiudere perché clamorosamente non in regola, poi questi esercenti magari sparivano apparentemente nel nulla, riaprivano un'attività qualche metro più in là. Ecco, le cose da questo punto di vista sono molto cambiate, è altissima la percentuale di coloro che assolvono le carenze, quindi superiore all'85% sono le imprese che mettono a posto le cose e pagano le sanzioni. Noi abbiamo incassato, dati aggiornati al 30 giugno scorso, più di 18 milioni di euro, che hanno determinato un finanziamento sostanziale del progetto, perché corrispondono anche a un trend che poi si è progressivamente ridotto in parallelo con l'aumento della regolarità. All'inizio le imprese in regola, specialmente a Prato, erano davvero poche, avevamo una percentuale inferiore al 20% di imprese in regola, per cui il macro fattore di rischio adesso sia a Prato che nell'area vasta, nell'area della Toscana centrale, le cose sono nettamente migliorate, accompagnando per l'appunto il lavoro che è stato fatto. Un dato interessante, l'abbiamo sottolineato altre volte, è che questa iniziativa che è concentrata sulla sicurezza del lavoro, evidentemente però ha avuto risvolti anche di altra natura, perché ha stimolato una regolarizzazione che ha riguardato anche i comportamenti più in generale. Mi ha colpito sempre l'analisi fatta dall'Agenzia delle Entrate che ha verificato che facendo un confronto tra le imprese controllate e il corrispondente campione delle imprese non controllate, si è palesata una maggiore partecipazione al pagamento delle tasse e contributi erariali del 50%. Quindi, evidentemente, l'Agenzia delle Entrate ha messo in relazione questo effetto con l'atteggiamento che si era innescato grazie proprio all'attività di controllo.
Ecco, questa diciamo, vicenda è proseguita, si è modificata nel tempo arrivando a diverse fasi. La fase 3 è quella attuale. C'è una diapositiva, se possiamo arrivare a quella che mette a confronto gli indicatori di efficacia, vorrei soffermarmi fondamentalmente su questa, che fa il confronto fra la situazione iniziale della fase 1 e quella attuale. Vediamo che c'è un vero e proprio crollo delle regolarità. Da tutti i punti di vista, i dormitori abusivi nei luoghi di lavoro, che erano un po' l'elemento emblematico di questa criticità, oggi sono circa il 70% in meno di quelli che erano all'inizio, ma sono anche cambiati nella loro qualità, perché mentre allora trovavamo spesso i cosiddetti loculi, quelle situazioni veramente raccapriccianti, che come diceva il sindaco Birponi, ci fanno tornare alla memoria anche di centinaia di anni or sono. Oggi questa situazione di non regolarità corrisponde a fattispecie molto diverse, ancora non regolari, ma magari si tratta di dormitori collocati all'esterno dei luoghi di lavoro. Così vale per gli altri aspetti, gli impianti elettrici non a norma, che sono oggi circa l'80% in meno di quelli iniziali, le carenze igieniche, i provvedimenti di sequestro e di chiusura, che oggi sono un quarto di quelli iniziali, le notizie di reato. Insomma, c'è un'evidenza forte di un cambiamento importante. Vorrei concludere su quella che è la situazione, anche guardandola in prospettiva, fermo restando che ovviamente il mio contributo di natura tecnica, che poi spetta alle istituzioni, il Presidente della Regione in primis, compie le valutazioni del caso. Ma la considerazione che vorrei qui partecipare è un po' associata a quello che diceva il Sindaco Pipponi, sul fatto che certamente non è ancora tutto a posto, il procuratore Nicolosi potrà darci ulteriori evidenze. La sensazione che si raccoglie anche nei rapporti con le parti sociali è che il cambiamento sia al tempo stesso evidente ma ancora fragile, perché non c'è ancora compiuto quello scatto che è lo scatto vero, lo scatto della maturazione, della consapevolezza, dell'esercizio di una responsabilità non subita ma interpretata, che è quello che ci dà effettivamente la garanzia di una gestione della sicurezza al bisogno, perché la sicurezza non può mai dipendere dagli effetti di chi passa di lì a controllare, che non può essere sistematicamente presente, ma dal fatto che chi si adopera non vive la sicurezza come un orpello, come un qualcosa che si deve assecondare perché c'è una sanzione, ma come un contributo per la qualità del lavoro. Noi, quindi, credo che sarebbe un errore quello di interrompere l'attività, però al tempo stesso credo che sia anche importante porci la domanda di modificarla nel tempo, perché c'è bisogno di allargare ulteriormente il raggio ispettivo e farlo combaciare con quelli che sono i controlli ordinari. Quindi sviluppare un intervento che possa allineare l'attività di controllo sulle imprese cinesi a quelle che riguardano un po' tutta la comunità e cercare di assecondare un processo che è fatto sì di controlli, ma soprattutto di una spinta forte, motivata e di informazione, di comunicazione, di assistenza, perché la sicurezza diventi un principio, se sistematicamente osservato, interpretato e non subito. Grazie dell'occasione. Grazie a lei, dottor Berti. La parola, come dicevamo prima, ora al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Grazie, presidente. Grazie, un saluto a tutti, al sindaco Buffoni, al procuratore Nicolosi, a tutti coloro che partecipano a questa riflessione, questo momento di incontro che si pone quanto mai importante perché naturalmente è il presupposto perché questo lavoro che Berti ci ha così sinteticamente, ma in modo efficace, presentato nell'attività di questi 7 anni possa non solo continuare, ma anche implementarsi in nuove esperienze e nella possibilità di estendersi oltre quello che è la realtà focalizzata sulle imprese cinesi a Prato, ma svilupparsi proprio perché il livello della sicurezza del lavoro possa acquisire delle nuove importanti capacità di prevenzione. Devo dire che procuratore Nicolosi qualche settimana fa volle evidenziare insieme ai risultati importanti e positivi la necessità di rinnovare quel protocollo d'intesa che consente di mettere a disposizione quelle persone, quegli operatori da parte della Regione e della ASL che possano continuare il progetto e voglio subito confermare che noi ci muoveremo sul piano
della continuità per quello che è stata l'efficacia positiva rappresentata ora da Berti, ma anche dell'implementazione di questo progetto. Del resto, questo lavoro sicuro è diventato, dopo l'esperienza di Prato, un esempio per altre quattro esperienze a livello regionale. E quindi anche con il procuratore Viola ci siamo sentiti perché accanto al rinnovo dell'esperienza di cui stiamo parlando, per quello che riguarda il rapporto con la Procura, si possa dare una visione ancora più generale, rinnovando appunto l'impegno sulle altre realtà che in Toscana, prendendo in qualche modo scuola da questo, si stanno sviluppando, a partire da quella sulle cave e sul difficile lavoro che appunto viene svolto a Carrara e nelle altre realtà ove questa caratteristica si presenta. Certo, a 7 anni di distanza, indubbiamente, come veniva ora detto, vi è ancora fragilità, però quanto è stato utile vedere che l'inchiesta su quella tragedia dove hanno perso la vita, se non erro, 7 o 8 persone, in realtà si sia accompagnata a un lavoro costante che ha creato un circolo virtuoso che si è espresso non solo nel giusto processo che il dottor Bicosi ha portato avanti con sagacia, grande professionalità e risultati che vediamo, ma si è espresso anche in quella sinergia che fra le istituzioni si è creata per creare una vera e propria cultura del lavoro. Che a mio giudizio poi è l'obiettivo fondamentale. L'idea che nel Bracolotto Pratese vi fossero queste aziende in cui in modo fattuale si lavorava e si dormiva in condizioni di precarietà, in condizioni di mancanza di sicurezza con circuiti elettrici che magari rischiavano di essere toccati dai bambini creando delle tragedie indicibili. Un'idea che con questo progetto e con lo sviluppo di questo progetto ha visto quanto sia stato progressivamente in grado di creare una vera e propria cultura anche nei lavoratori cinesi che oggi danno il senso di un cambiamento profondo. Devo dire che del resto il sistema economico pratese vede queste aziende cinesi con comportamenti più virtuosi essere protagonisti di uno sviluppo e di un forte impulso alla ripresa. E tutti noi sappiamo quanto ce n'è bisogno dopo una vicenda come viviamo del coronavirus. Penso quindi di dover qui essere molto preciso nel confermare gli impegni che hanno portato la Regione Toscana e la ASL Centro a creare le condizioni perché a disposizione della Procura si possa sviluppare quel piano e quel lavoro di controllo e di prevenzione. E contemporaneamente, veramente, questa lezione Prato è una lezione che può essere estremamente importante per estendere una modalità sull'igiene pubblica e le tematiche della sicurezza del lavoro che va oltre quello che è il controllo e la verifica nelle aziende cinesi del macrolotto, ma che va a interessare proprio una modalità di azione che comporta tutto il territorio. Al console cinese voglio dire questo. Noi oggi stiamo guardando, e proprio con il dottor Berti abbiamo fatto uno studio che rileva quanto in una fase di pandemia sia stato virtuoso il comportamento della comunità cinese nella cultura della applicazione dei dispositivi che consentono di evitare il contagio, che è l'elemento fondamentale per fronteggiare una pandemia, al di là dei vaccini, al di là delle medicine che acquisiremo. Quindi in questo momento io sento proprio quella modalità di comportamento nella prevenzione dalla diffusione del contagio che applica fattualmente la comunità cinese come un esempio. E i due messaggi che vengono fuori da 7 anni di lavoro, una modalità di lavoro che riesce a esprimersi come veniva poc'anzi descritto, e contemporaneamente una lezione che dà a tutti noi la comunità cinese nel comportamento virtuoso nell'affrontare la pandemia, è il messaggio più forte di un'integrazione e di una condivisione dei valori fondamentali della comunità che fanno
dei concetti del lavoro, della sicurezza, della salute, gli elementi su cui si innerva la costruzione di una comunità che va verso un livello di civiltà migliore. Grazie a tutti e confermo al dottor Nicolosi quello che ci siamo detti per telefono. Magari lo inquadriamo in questo contesto regionale, ma prima della fine dell'anno sicuramente dobbiamo rinnovare il protocollo nei termini che ha consentito questa positiva, virtuosa azione nel lavoro che è stato fatto. Queste sono le cose più concrete e efficaci, secondo me, per ricordare quella tragedia di 7 anni fa che ha segnato la storia della Toscana. Grazie signor Presidente, ci ha raggiunto anche la Presidente della Commissione di Sviluppo Economico della Regione Toscana, Ilaria Bugetti. Prima, e la ringrazio per l'intervento, prima di lasciare la parola al signor Console della Repubblica Popolare Cinese, un ringraziamento a Eugenio Giani, al Presidente della Regione Toscana, perché aver rinnovato l'impegno a stare dentro questo percorso da parte di Regione Toscana, penso sia per tutto il territorio un momento di riflessione e di ringraziamento, perché è dal patto lavoro sicuro, dal piano lavoro sicuro che a cascata discendono tutta una serie di accordi e di relazioni istituzionali che hanno semplificato o reso comunque meno complicato il lavoro di ciascuno in questi anni. Quindi, detto questo, signor Console, signor Wang Wangang, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese di Firenze, tocca a lei e la ringrazio per l'intervento di questa mattina.尊敬的贾尼主席，尊敬的沃尔佩省督，尊敬的比夫尼市长，各位与会代表。Egregio Presidente della Toscana, signor Gianni, egregio Prefetto di Prato, signora Volpe, egregio Sindaco di Prato, signor Piffoni, signore e signori. 2013年12月1日啊，一场无情的大火夺走了普拉托7位中国同胞的生命，给7个家庭带来无尽的悲痛。今天呀，我们再次相聚纪念121火灾啊，既是对遇难者的追悼，也是对7年来华人企业在安全生产方面所做的努力啊，进行一个很好的回顾。Il 1° dicembre 2013 un rocco spietato ha ucciso 7 operai cinesi a Prato e ha lasciato un dolore senza fine a 7 famiglie. Oggi ci incontriamo di nuovo per commemorare il luogo della Teresa Motta, che non è solo un memoriale per le vittime, ma anche una rassegna degli sforzi compiuti dalle imprese cinesi per il lavoro sicuro negli ultimi 7 anni. 生命啊是高于一切的，而安全生产呢是直接关系到中国侨胞的生命财产安全。这项工作啊可以说是任重而道远，我可以这样说是只有进行时，没有完成时。La vita ha la massima priorità, quindi il lavoro sicuro è correlato direttamente alla sicurezza di vita. Quindi posso dire, davanti a noi c'è sempre una lunga strada da perseguire. Quindi questo lavoro sarà sempre in corso e non si finisce mai. 针对华商企业啊存在的安全生产问题啊，我们中国驻佛罗伦萨总领事馆一直以来是予以高度重视，特别是121火灾发生以后啊，我们历任总领事都是频繁走访华人企业，考察工厂的生产环境，对存在的安全隐患呀，及时指出并要求按照当地意大利的法规啊法律要求进行整改。Il Consolato Generale Cinese a Firenze attribuisce grande importanza ai problemi di lavoro sicuro delle imprese cinesi. Soprattutto dopo il rocco, il Console Generale, cioè io e il mio predecessore, hanno visitato spesso le aziende cinesi. Ha ispezionato l'ambiente di produzione della fabbrica, ha segnalato potenziali rischi per la sicurezza, ha richiesto la rettifica in conformità con le leggi locali. 我上任以后啊，我就继续在前任的工作基础上继续把这项工作要做好。我也是高度重视，而且呢，我带领总领馆也多次与侨团举行专题座谈会。我强调最多的就是一个是安全生产，一个是合法合规经营的重要性。Quindi dopo il mio incarico, pure io attribuisco tanta importanza a questo lavoro. Quindi io ho tenuto diversi seminari con delegazioni cinesi
sottolineando l'importanza del lavoro sicuro e di operazioni standardizzate. 另外呢，总领馆啊，还经常性的通过我们公共社交平台啊，发布有关安全生产的倡议。我们总领馆呢，还进一步加强与托斯卡纳大区各级政府以及机构的合作与对话。我们与大区啊，有个工商保险局啊。 共同印制了中文和意大利文版本的宣传手册，并且与大区啊联名向华商企业发出安全生产倡议书等等。 Oltre ciò, il Consolato ha rafforzato ulteriormente la cooperazione e il dialogo con i governi e le istituzioni a tutti i livelli in Toscana e ha stampato congiuntamente con la Regione la iniziativa per il lavoro sicuro alle imprese cinesi attraverso piattaforme sociali del Consolato. 与此同时啊，托斯卡纳大区各级政府以及普拉托市政府啊，在促进华商企业安全生产方面也做了大量工作。比方说，大区政府就多次召集各方代表，进行研讨。我也亲自参加过这种研讨会。另外呢，自2015年开始啊，就大区就召集开展安全生产大检查，通过检查、教育、引导等多种手段。 Nello stesso tempo anche la Regione Toscana e il Comune di Prato hanno lavorato molto per promuovere la sicurezza delle imprese cinesi. Il governo regionale ha convocato per esempio più volte rappresentanti di tutte le parti per condurre discussioni e ha condotto ispezioni sul lavoro sicuro. Fin dal 2014, attraverso vari mezzi come ispezione, istruzioni e guida per aiutare le imprese cinesi a realizzare riforme di sicurezza. 我们非常高兴地看到，经过各方的共同努力，我们领区内的华商企业安全生产意识在不断地增强，正规化企业正规化比例也在持续地提高。 但是我也同意大家的观点，这项工作远远没有完成，我们还有大量的工作要做。但是在此呢，我要代表这个总领馆，向大区政府、向普拉托省督府、向普拉托市政府以及各级地方政府、各级这个行业商会，在华商企业安全生产方面所做的大量工作表示衷心的感谢。Attraverso gli sforzi congiunti di tutte le parti. Le imprese cinesi nella nostra circoscrizione hanno compiuto grandi progressi e la percentuale è sempre delle imprese in regola è sempre in crescita. Qui a nome del Consolato Generale desidero esprimere la mia sincera gratitudine al governo regionale, al governo della città di Prato, alla prefettura di Prato e a tutte le associazioni per il loro sostegno e aiuto alla comunità cinese. 在这里，我想强调一点，促进华商企业安全生产、合法规范经营，这个目标我们是一致的。我们中国总领馆和意大利各级政府，我们的大目标是一致的。所以说呢，我们总领馆将会一如既往的与这个大区各级政府通力协作，共同朝着这个目标继续努力。 Quindi io adesso devo sottolineare che noi, il Consolato Generale, con il Governo Regionale, condividiamo uno stesso scopo, cioè il lavoro sicuro e le operazioni standardizzate. Quindi adesso posso dire noi, il Consolato, continueremo a lavorare insieme con il Governo Regionale per realizzare questa idea. 在这里，我也想说一句，在托斯卡纳大区，尤其是普拉托，生活着数以万计的中国侨胞，多年来，他们艰苦创业，积极融入当地社会，为促进普拉托的经济社会发展也做出了重要贡献。尤其是在疫情期间，他们严格遵守当地的疫情防控规定，而且形成了自己的一套独特的防控疫情方法。可以说， 他们在防疫方面的做出的贡献，也对整个意大利的防疫工作，也做出了贡献。尤其是在疫情期间呢，我们中国侨胞和意大利民众一起携手抗疫，他们还积极向当地捐赠抗疫物资。所以在这里
我仅代表中国总领馆向意大利方面长期以来对中国侨胞在这里工作生活所给予的支持和帮助表示由衷的感谢。Sono decine di migliaia di cinesi che vivono in Toscana, soprattutto nell'area pratese. Si integrano attivamente nella comunità locale e dopo anni di dirigente lavoro hanno dato un grande contributo alla promozione dello sviluppo economico e sociale locale. Soprattutto dopo lo scoppio della pandemia Covid-19, la comunità cinese ha assistito attivamente il popolo italiano, non soltanto di quello a Prato, ma anche a tutta l'Italia, mentre proteggendosi rigorosamente. Hanno cioè trovato un modo di prevenzione proprio di loro stesso. Oltre ciò, loro hanno fatto una donazione di tanti materiali sanitari al governo di tutti i livelli. Quindi in questo punto posso dire che loro hanno contribuito positivamente al lavoro di prevenzione delle pandemie locali. Quest'anno è il 50° anniversario della Zhong Yi. 可以说半个世纪以来，我们中意两国坚持互相尊重、互利共赢、互相帮助，这为不同制度、不同文化背景的国家发展关系啊做出了榜样。我们中国驻佛罗伦萨总领馆啊，愿继续同包括托斯卡纳大区在内的领区各地政府和机构啊保持密切的沟通，深化交流合作，推动华商企业不断提升安全生产、规范经营意识，加快华人社区的合法融入进程。为更好地促进当地经济社会发展，为中意关系的下一个辉煌50年啊，我们共同努力。Ricorre quest'anno il 50° anniversario dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Da mezzo secolo Cina e Italia aderiscono al rispetto e alla fiducia reciproci, al mutuo vantaggio, alla mutua assistenza, dando l'esempio per lo sviluppo delle relazioni tra paesi con sistemi e sfondo culturale diversi. Il Consolato Generale Cinese a Firenze è disposto a continuare a mantenere una stretta comunicazione e a approfondimento i scambi e la cooperazione con i governi e le istituzioni a tutti i livelli nella nostra circoscrizione consolare, e promuovere le imprese cinesi per migliorare continuamente alla loro consapevolezza del lavoro sicuro e accelerare lo sviluppo e il processo di integrazione della comunità cinese. Mano in mano lavoriamo insieme per promuovere al meglio lo sviluppo economico e sociale locale per i prossimi gloriosi 50 anni di relazione Cina-Italia. No, sì, Italia. Grazie a tutti. Noi ringraziamo il signor Console, le sue parole di chiusura credo che abbiano riassunto bene non soltanto la sua posizione ma anche il clima di necessaria e indispensabile collaborazione. Adesso passo la parola al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Prato, dottor Giuseppe Nicolosi. Prego. Buongiorno a tutti, saluto il sindaco, il presidente della regione, tutti l'assessore e tutti gli intervenuti e diciamo l'occasione che è nata, che nasce dall'esigenza di commemorare le vittime di quel tragico fatto mi suggerisce alcune riflessioni. Ringrazio innanzitutto per le parole che sono state dette dal dottor Berti, dal presidente Gianni, dal sindaco, che ringrazio in maniera particolare. Tutti loro ci hanno seguito da vicino e sanno l'impegno e la quantità e qualità del lavoro che viene svolto. Io posso dare alcuni numeri che rendono bene l'idea dell'attività che è stata svolta, che viene svolta, tenendo conto che nell'ultimo anno, in questo 2020, naturalmente controlli, iniziative e procedimenti hanno sofferto delle conseguenze della pandemia. Quindi i numeri dei procedimenti che abbiamo trattato, che abbiamo instaurato in quest'anno, è circa il 30% in meno rispetto a quello degli anni precedenti. Il lavoro della Procura di Prato si è, per così dire,
elevato in qualità sicuramente in quest'ultimo periodo, in quanto la situazione che è stata monitorata guarda più che alle singole infrazioni all'interno del Dipartimento della comunità cinese, guarda a quella che è la sostanza di questa realtà economico-sociale, cioè il fatto che in quella realtà viene sfruttato il lavoro di tante persone, e sfruttamento del lavoro, che è un termine generico ma che in termini di giuridici, in termini di reato, comporta la previsione di un reato molto grave, che è l'articolo 603 bis, per l'appunto lo sfruttamento lavorativo. Noi abbiamo instaurato fra i primi in Italia diversi procedimenti che sono nati quasi tutti dai controlli proprio degli ispettori dell'ASL, che sono nati dalle collaborazioni e dalle segnalazioni fatte con il Comune di Firenze e con i sindacati. Quindi questo polo, questa sinergia delle informazioni e poi della operatività, è stato più volte ricordato la centralità del progetto Lavoro Sicuro, del protocollo che è stato fatto con la Regione Toscana e che, da come sembra, verrà certamente rinnovato. Ecco, queste sinergie hanno comportato la possibilità per il nostro ufficio di instaurare dei procedimenti per sfruttamento lavorativo che qualche anno fa sarebbero state impensabili. Però l'occasione non può esaurirsi in questa riflessione, che è come dire, anche un po' fine a se stessa, perché guarda la realtà del mio ufficio, guarda singole vicende, quando invece tutti noi sappiamo che il fenomeno è ben più esteso ed è un fenomeno endemico. Io apprezzo molto le parole che sono state formulate dal console. Ecco, il console e il consolato e l'attività di tutela della comunità cinese devono sgomberare il campo da un equivoco, a mio avviso. Noi abbiamo a che fare con datori di lavoro che sfruttano, in regime quasi che trasmoda in una sorta di schiavitù, degli altri esseri umani. Cosa questa che naturalmente è totalmente, come dire, inaccettabile in una realtà evoluta come la nostra, forse anche in una realtà meno evoluta. E allora io penso che innanzitutto questo fenomeno non può essere delegato, demandato ai controlli e alla repressione giudiziaria. Un processo, un procedimento sconta delle regole, adotta delle garanzie, ha dei tempi che difficilmente si coniugano a un'esigenza di rapidità, di efficacia nel contrastare il fenomeno. Ecco, allora io riprendo proprio il discorso che ha fatto il console e dico che bisogna uscire dall'equivoco. La tutela dell'istituzione cinese, chi riguarda, a chi si rivolge? Si rivolge al datore di lavoro che a sua volta sfrutta, o si rivolge ai cittadini, per la maggior parte cinesi, che vengono sfruttati? Quindi mi piacerebbe che sia questo secondo fronte quello della tutela della comunità della cinese. Osserviamo un fenomeno che sta evolvendo, cioè gli sfruttati sono adesso anche provenienti da altre etnie, si tratta di bengalesi, di pakistani, quindi c'è una novazione anche in questi rapporti, diciamo così, patologici, criminali. Ecco, il demandare tutto al processo penale è, secondo me, fuorviante. È importante, ma non è sicuramente sufficiente. Quindi, secondo il mio parere, c'è bisogno di una presa di coscienza forte da parte delle istituzioni cinesi per il controllo e la tutela della parte debole di questo microcosmo
economico. Ripeto, la tutela prioritaria andrebbe ai lavoratori schiavizzati e sfruttati. Temo che ciò non avvenga, temo che questa tutela sia rivolta più al datore di lavoro che sfrutta. Ecco, io spero di essere smentito in tempi rapidi su questa mia osservazione. Per il resto vi posso dire che naturalmente la bontà del piano, la bontà dei risultati anche in termini economici, vi è stato parlato dal dottor Berti, dal presidente Gianni, dell'autofinanziamento del progetto con le sanzioni che vengono riscosse. Ecco, però non lasciamo che tutto rimanga fine a se stesso. Io mi auguro che la sinergia con l'ASL, che è ormai istituzionalizzata per quanto ci riguarda, l'ASL centro è un perno importante del lavoro del nostro ufficio. Ecco, le forze dell'ordine fanno in pieno la loro parte, tutte senza distinzione, stanno acquisendo su Prato una specializzazione che in altri territori non hanno su questa materia, e naturalmente anche le istituzioni della città, dal comune che ci sta dando una grandissima mano, col quale lavoriamo in sinergia per le segnalazioni, con la società civile, mi riferisco in particolare i sindacati con il quale abbiamo formulato un protocollo per le segnalazioni, e da lì comune e sindacati sono pervenute degli input che ci hanno portato a fare delle inchieste importanti. Quindi dobbiamo collaborare, ma dobbiamo elevare il livello di questa collaborazione, e secondo me senza l'apporto delle istituzioni rappresentative della comunità cinese la strada è molto in salita. Vi ringrazio tanto. Grazie al signor procuratore Giuseppe Nicolosi anche per aver ricordato, mi permetto di dire, che il perimetro dell'azione penale è per l'appunto perimetrato e che il lavoro è molto molto più ampio di quello, credo tutti dovremmo essere ancora più consapevoli di quanto non siamo. La parola adesso passa alla Presidente della Camera di Commercio Prato e Pistoia, prima Presidente della nuova Camera di Commercio Prato e Pistoia, la dottoressa Dalila Mazzi. Prego. Sì, grazie Assessore, buongiorno a tutti. Anch'io vorrei rivolgere un ringraziamento sincero per il lavoro svolto da parte di tutte le istituzioni, un lavoro importante fatto nell'ambito del piano Lavoro Sicuro. La sinergia di tutti gli attori del progetto, come abbiamo sentito, ha portato a risultati che ci permettono di affermare che la situazione non è più la stessa rispetto a quella iniziale, fortunatamente. Sono stati fatti passi in avanti, direi, molto importanti, e voglio ringraziare appunto davvero da parte di tutto il territorio imprenditoriale delle due province che rappresento, quella di Pistoia e quella di Prato. Un cambiamento che si riscontra anche in un'analisi dei dati sull'imprenditoria cinese. Vorrei infatti esporre un po' di dati di cui la Camera dispone, perché potrebbero servirci e potrebbero essere utili per fare le nostre riflessioni. Su più di 28.000 aziende attive sul territorio pratese, oltre 9.000 sono a conduzione straniera. Quindi quasi un terzo, la cui presenza la troviamo in modo particolare nel settore manifatturiero. La provincia di Prato è al primo posto della graduatoria nazionale, appunto con circa il 30%, pensate che la media nazionale è del 10,7%, quindi questo significa che la presenza di aziende a conduzione straniera a Prato rispetto alla media nazionale è circa di 3 volte tanto. Questo è un dato direi rilevante. Come sappiamo, un'altra peculiarità è appunto la prevalenza della comunità cinese rispetto alle altre etnie. Una comunità, quella cinese di Prato, che ha dato vita a un numero direi sempre più elevato di imprese nel territorio in continua evoluzione. Basti pensare che delle 9.000 aziende attive straniere, più della metà sono a conduzione cinese. Rimane confermata anche per quanto riguarda le aziende a conduzione cinese la vocazione manifatturiera. Rappresenta infatti il 55,4% di tutto il comparto industriale di tutta la provincia di Prato. Le confezioni sono più dell'88% del totale,
ma la presenza è importante anche nel tessile, dove le aziende cinesi rappresentano oltre il 22% del settore. Negli ultimi anni, però, l'imprenditoria cinese è cresciuta anche in altri settori dell'economia, quindi la comunità cinese continua, diciamo, ad ampliarsi e a diversificare i propri investimenti. Rispetto al 2013, basti pensare che sono cresciute a ritmi sostenuti le attività riconducibili anche ai servizi, come il settore turistico e ricettivo, che in un solo anno è cresciuto addirittura del 17%. Sono cresciute anche le attività immobiliari, le attività di servizi alla persona. Ma l'imprenditoria cinese non è solo caratterizzata, diciamo, da un processo di diversificazione settoriale e da una continua crescita. Un ulteriore elemento che la caratterizza è la significativa evoluzione della tipologia di impresa. Rispetto al 2013, infatti, anno in cui il 51% dei lavoratori cinesi era impiegato in microimprese, la dimensione media delle aziende cinesi è sensibilmente cresciuta nel corso di questi ultimi anni. Nel 2019, infatti, il 70% degli addetti è impiegato in aziende di classi dimensionali maggiori. Solo nella classe sopra i 20 addetti, i lavoratori impiegati in aziende sono passati da 838 nel 2013 addirittura a 3.129. Ultimo dato del 2019. Quindi questi numeri ci confermano la tendenza a una progressiva, diciamo, stabilizzazione delle dinamiche di sviluppo e di ricambio interno del tessuto imprenditoriale. Una considerazione che appare ulteriormente confermata anche dall'andamento delle società di capitali attive che rappresentano una soluzione più solida sul piano patrimoniale, organizzativo e gestionale. Stanno infatti cambiando le dimensioni aziendali e le strutture. Alla fine del 2019, infatti, il tasso di crescita delle società di capitali a conduzione cinese è quasi del 17% rispetto al 2018. Anche questo è un dato, direi, rilevante. Nonostante il tasso di ricambio interno del tessuto imprenditoriale cinese sia pari al 31,3%, quindi un valore ancora molto elevato rispetto alle altre etnie straniere, è da notare il trend in forte diminuzione però, perché rispetto al 2013 si è ridotto notevolmente, perché nel 2013 era quasi del 44%. Quindi questo significa che le aziende si stanno consolidando e strutturando, probabilmente quindi il tessuto imprenditoriale cinese, diciamo, sta cambiando in meglio. Il tragico rogo della Teresa Modi ha segnato ovviamente un punto di non ritorno nella presa di coscienza diffusa dell'esistenza a Prato di un problema di primaria importanza, quello della sicurezza appunto negli ambienti di lavoro. Il problema è sicuramente un problema di carattere umano e sociale, ma lo è anche da un punto di vista economico. Le persone non possono e non debbono essere fatte lavorare in condizioni tali da pregiudicarne la salute o addirittura la sopravvivenza. La tutela della vita umana è un valore assoluto e quindi diciamo questa deve essere una consapevolezza che si deve poi tradurre in buone prassi. Tutti dobbiamo assumere l'obiettivo della sicurezza come valore primario e imprescindibile. Le inadempienze rispetto agli obblighi della sicurezza sono anche un problema, appunto, come dicevo prima, di carattere economico, perché il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza distorce la concorrenza tra imprese. In primo luogo, la sicurezza comporta per le imprese un impegno forte che impatta ovviamente su tutti gli aspetti della vita aziendale. Lo vediamo chiaramente nella situazione eccezionale di questa pandemia. Ora, come imprese, le imprese, oltre ad avere gli obblighi consueti, sono chiamate anche a fare il possibile per limitare i rischi di contagio. È un impegno doveroso, ovviamente, un impegno sacrosanto, quello per la sicurezza. Chi non si fa carico di questo impegno e dei relativi oneri, gode però di un vantaggio purtroppo competitivo ingiusto anche da un punto di vista economico nei confronti delle imprese corrette.
Quindi nel distretto pratese questo problema è molto sentito, così come è sentito un altro aspetto negativo delle situazioni di irregolarità presenti sul territorio, quello reputazionale, che è cruciale per un distretto in un momento così particolare che sta giocando il suo futuro anche e forse soprattutto all'insegna del profilo di ecosostenibilità dei suoi prodotti e sulla responsabilità sociale cui si ispira la gestione aziendale nella gran parte delle imprese pratesi. Le attività produttive pratesi lavorano intensamente per cercare di potenziare e migliorare le loro già buone prestazioni da un punto di vista ambientale e sociale. Parallelamente è forte anche l'impegno per valorizzare questo specifico aspetto, per evidenziare e portarlo alla massima attenzione del lavoro, del mondo, diciamo, economico e anche dell'opinione pubblica. La reputazione distretta è altrettanto cruciale appunto da un punto di vista di attrazione degli investimenti e anche dei talenti. Sono due esigenze queste, credo, di crescente importanza. Concludo dicendo che quello che è accaduto alla Teresa Mode ovviamente non deve verificarsi mai più. Per normalizzare la situazione è stato compiuto un cammino veramente significativo e importante, non certamente tale da azzerare purtroppo il problema. Bisogna insistere considerando la questione sicurezza nelle imprese cinesi, ma non solo in quelle cinesi. Una priorità è un capitolo ancora aperto su cui continuare ovviamente a lavorare. Solo così, al di là di ogni doverosa celebrazione, onoreremo davvero le 7 persone che hanno perso la vita nella Teresa Mode. Grazie, vi ringrazio. Grazie a lei, Presidente. Adesso la parola passa a Francesco Viti, che non soltanto è il Presidente di Federmoda CNA Toscana Centro, ma interviene a nome di tutte le organizzazioni datoriali quest'oggi. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Sindaco del Comune di Prato e tutte le istituzioni presenti. Porto il saluto di tutti i presidenti delle associazioni, avendo io la responsabilità di rappresentare in questa occasione tutte le categorie economiche del nostro territorio. CNA Toscana Centro, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, Confesercenti Prato e Confcommercio Pistoia e Prato. 7 anni fa, il 1° dicembre 2013, 7 operai cinesi, 5 uomini e 2 donne hanno perso la vita nel rogo della fabbrica dove lavoravano e vivevano, nel dormitorio abusivo allestito all'interno dell'immobile. È stata una tragedia immensa e una ferita profonda nella storia della nostra città, che anche le categorie economiche ritengono doveroso commemorare ogni anno, sia per rivolgere un messaggio di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime, sia perché l'incendio della Teresa Moda ci ha cambiato tutti profondamente e ha segnato uno spartiacque fra il prima e il dopo. Questa tragedia ha fatto sì che Prato salisse la ribalta mediatica nazionale, come esempio negativo. E mai, come in quel preciso momento, è stato chiaro a tutti che se, da un lato, era necessario tutelare tutta l'economia sana che ha fatto grande questo distretto, dall'altro lato, le condizioni di lavoro nel sottobosco irregolare dovevano cambiare radicalmente. Prato doveva cambiare e impostare una lotta senza precedenti all'illegalità. E così è stato fatto. È nato da qui il progetto straordinario Lavoro Sicuro, messo a punto da tutti i soggetti coinvolti, Regione, Comuni, ASL, Prefetto, Forze dell'Ordine, Associazioni di Categoria e Sindacati, che hanno deciso di lavorare insieme per contrastare in maniera netta e decisa quelle forme di concorrenza sleale, di irregolarità, che non garantivano ai lavoratori i diritti più elementari e creavano un'economia sommersa quantificata dall'IRPET in oltre 1 miliardo di euro all'anno. Questo lungo percorso ha registrato non solo ottimi risultati, ma ha innescato il cambiamento radicale che oggi, a nostro parere, deve essere consolidato e rafforzato, perché simili drammi non devono ripetersi e perché non dobbiamo disperdere i valori della nostra realtà, basata sull'integrazione e di quanto è stato fatto finora. Se da un lato abbiamo sostenuto sempre la necessità di intervenire su un più stringente sistema di controlli che portasse ad eliminare tutte le forme di irregolarità presenti all'interno di una parte delle imprese che operano nel nostro territorio, dall'altro abbiamo sempre convintamente sostenuto che il sistema di controlli di per sé non sarebbe stato sufficiente a garantire un distretto etico, rispettoso del lavoro dignitoso e della competitività delle imprese. Dobbiamo lavorare per garantire un'effettiva assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, lavoratori e datori di lavoro, premessa fondamentale per una prevenzione efficace, anche aumentando i controlli nelle fasce orarie serali e notturni e nei giorni festivi.
In modo particolare, tutti riscontriamo ancora la persistenza di un modello produttivo che spesso si basa sullo sfruttamento lavorativo del personale, modello che, dalle confezioni, si è via via allargato ad altre lavorazioni del tessile tradizionale, risalendo la filiera produttiva fino a tintorie, rifinizioni e stamperie del tessuto. Ed è oggi qui che si annidano le situazioni più critiche delle condizioni lavorative e restrittive e retributive, in alcuni casi di vero e proprio sfruttamento lavorativo. Come categorie, insieme ai sindacati dei lavoratori, abbiamo sottoscritto il documento per il lavoro dignitoso e il ripristino della legalità nel sistema produttivo e legale pratese del tessile abbigliamento, che individua l'illegalità produttiva come un vero e proprio sistema da affrontare come tale, lo analizza, ne spiega il funzionamento e evidenzia che tali metodi stanno contagiando anche altre aziende del territorio. L'illegalità, l'evasione, le mafie sono piaghe che vanno affrontate seriamente e senza scorciatoie o semplificazioni. Ecco perché bisogna assistere con le azioni congiunte e condivise per accompagnare tutti gli imprenditori che decidono di impegnarsi su questo percorso. Riteniamo che oggi serve un'azione di coinvolgimento dei nuovi giovani imprenditori, anche di nazionalità cinese, che condividano i processi e i percorsi già avviati. Sono giovani imprenditori nati a Prato, che hanno studiato e vivono qui, parlano italiano, qui hanno famiglie, amici e aziende e dobbiamo fare di tutto per coinvolgerli insieme a noi e alle istituzioni nella costruzione di un ponte fra le nostre comunità, fatto di integrazione, condivisione e cooperazione, ma basato, come diciamo da sempre, sul rispetto delle norme, della legalità, della sicurezza e della competizione leale. D'altro canto, dobbiamo rendere strutturale il piano per il lavoro sicuro come strumento costante di intervento sulla verifica della legalità e del rispetto delle regole del nostro sistema distrettuale, affiancando le azioni di repressione e controllo con le azioni di accompagnamento alla cultura della legalità a tutto tondo. E questo vale ancor di più oggi, in questa fase di enorme criticità innescata dall'emergenza pandemica, che potrebbero far rifiorire le tendenze a lavorare in modo irregolare e illegale. E quindi, proprio in questa ottica, ci sembra opportuno rilanciare la proposta già avanzata dal governo 2 anni fa, in cui, per collaborare ad un contrasto efficace del sistema, abbiamo chiesto che Prato diventasse un laboratorio per la sperimentazione di procedure più efficaci per l'applicazione delle leggi esistenti su questa materia, a partire dalla responsabilità solidale e lo sfruttamento lavorativo. Sarebbe non solo un bel modo di onorare la memoria di chi ha perso la vita a causa di queste distorsioni del sistema troppo a lungo tollerate, ma anche di rendere merito a tutte le imprese, straniere o italiane che siano, che quotidianamente operano nella legalità e danno lavoro a migliaia di persone e famiglie. Prato è da sempre la città della multiculturalità, dell'integrazione, dove non è solo l'aspetto economico a determinare l'indice di benessere della popolazione, ma anche l'accettazione e il rispetto di regole e valori comuni da parte di tutti, e dove, a prescindere dal luogo di provenienza di un cittadino, tutti siamo chiamati ad accettare tempi, modi, termini e condizioni proprio di questo territorio. Concludo dicendo che da sempre siamo impegnati ad affiancare le imprese, di qualunque nazionale esse siano, per garantire il costante adeguamento alle nuove normative orientate alla legalità e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Riteniamo su questo fronte non si possano fare sconti. Per questo riconfermiamo la nostra collaborazione all'istituzione, a tutte le forze ispettive e agli organi di controllo e ci mettiamo a disposizione per individuare tutte le azioni possibili e utili e necessarie a perseguire la legalità, la sicurezza, la qualità, la competitività e l'integrazione. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a Francesco Viti. E adesso invece interviene a nome dei sindacati di CGIL, CISL e UIL, Rodolfo Zanieri. Prego. Buongiorno a tutti. Siamo a comunale la morte di 7 lavoratori, 5 uomini e 2 donne avvenuta. Mi perdoni, Zanieri, si sente malissimo, non so se c'è qualche motivo in particolare. Adesso? Si sente malissimo, controlli un po' la connessione. La ringrazio, scusi. C'è? Rientro su un altro computer. Adesso mi sentite? Mi sente adesso? Meglio, prego. Sì, allora, dicevo, siamo a commemorare la morte di 7 lavoratori, 5 donne, 5 uomini e 2 donne, avvenuta il 1 dicembre 2013, con un seguito di nessuna responsabilità
effettiva, le due signore Lin sparite in Cina e gli imprenditori italiani assolti in Cassazione. Un po' d'amarezza su questo ricordo credo ci debba essere da parte di tutti. Però vorrei andare nel pratico. Certamente il piano lavoro sicuro pilotato dal dottor Berti ha dato dei risultati, anche dei buoni risultati, e forse ha fatto scuola, nel senso, come diceva il presidente Gianni, anche in altri posti è stato utilizzato. Noi però, e parlo a nome di CGL e CISL e UIL, non siamo soddisfatti ancora di questa situazione. Abbiamo un dato che ci inquieta: Prato nel 2020 è la prima città in rapporto agli abitanti per gli infortuni mortali avvenuti nei luoghi di lavoro. Evidentemente ancora il percorso per migliorare il tutto è lungo e complicato. Ed è notizia di ieri sera, l'ho vista in televisione, della scoperta, per esempio, di un capannone a Capalle pieno di rifiuti tessili cinesi, che oltre a grave inquinamento, che è, come dire, importante, ma dimostrano che quelle aziende continuano a lavorare per perdite a nero, quindi evadendo l'aspetto fiscale e immagino anche i valori della sicurezza del lavoro. Abbiamo dei segnali inquietanti ultimamente che lavoratori cinesi da noi abbastanza sconosciuti, non è che siamo riusciti, colpa nostra probabilmente, a penetrare molto in quel settore cinese, che arrivano nei nostri sedi, cosa abbastanza, come dire, rara, presentando per esempio delle dimissioni volontarie da aziende cinesi. Abbiamo il forte sospetto che questo sia perché i nominativi delle aziende cambiano continuamente. Quindi io mi licenzio dall'azienda A senza richiedere poi la disoccupazione, perché mi licenzio volontariamente, perché probabilmente lo stesso titolare dal giorno dopo si chiama B e mi riassume. Questo fenomeno ci preoccupa. Facendo una sintesi, vediamo, come ha detto il dottor Berti, un cambiamento evidente, ma ancora molto fragile, io aggiungo il molto rispetto alla slide. Io credo che noi bisogna lavorare tutti insieme, come stiamo in parte, devo dire, facendo, per essere ancora molto, ma molto più severi con chi sgarra sulla sicurezza, perché nella sicurezza non mettiamo in discussione il business, gli affari o i soldi, ma mettiamo in discussione la pelle dei nostri lavoratori. E condivido quando, mi sembra, la dottoressa Mazzei dice che rende anche incompatibile la concorrenza tra aziende. Noi come sindacato, dove siamo presenti, dove riusciamo ad arrivare, cerchiamo di formare i nostri quadri, cerchiamo di spiegare alle aziende che la salute e la dignità dei luoghi di lavoro è un valore della nostra cultura. Probabilmente non riusciamo ancora a farlo nelle aziende di tipo cinese, che sono in numero importantissimi. Il dottor Nicolosi ha spiegato molto meglio di me il passaggio anche che sta avvenendo in un sistema molto vicino a un sistema di schiavitù. Adesso i cinesi, probabilmente di seconda generazione, si sono consolidati come lavoratori nel loro ambiente, ma stanno già oggi, sono sostituiti per esempio da lavoratori pakistani. E nel prossimo futuro un migrante a costo sempre più basso lo troveremo con grossi problemi di integrazione, perché se
coi cinesi, pur facendo il loro, come dire, un gruppetto, ma alla fine tutto sommato si fanno forti di non aver mai disturbato più di tanto la città. Sta arrivando il pakistano, il bengalese, alla fine ci sarà sempre uno più povero dell'altro che è disposto a lavorare in condizioni ancora peggiori per riuscire a portare a casa come dire, un minimo di stipendio di sopravvivenza. Questo fenomeno va osservato. Va osservato perché, oltre a mettere come dire, in discussione la dignità dei lavoratori, delle persone fisiche, mettere in una condizione di rendere sempre, a mio parere, sempre meno gestibile anche un'integrazione che altrimenti dovremmo fare. La sintesi è questa che io cerco di fare. Grosso piacere per l'impegno che ha preso il presidente Gianni di prorogare il cosiddetto lavoro sicuro. Io penso sarebbe logico, qualcuno l'ha detto, renderlo strutturale, specialmente fino a che si autofinanzia. Non vedrei il motivo per cui fare un passo indietro. E concludo dicendo, su questo tema, le persone presenti a questa assemblea, a partire dal prefetto, a partire dalla procura, a partire dalle istituzioni comunali, l'idea di lavorare insieme in maniera concreta e mirata c'è, però non vorrei che dopo 7 anni ci si illudesse di aver fatto chissà quanto percorso. Siamo all'inizio, dobbiamo insistere e dobbiamo farlo tutti insieme in maniera molto rigida, perché la salute e il rispetto delle regole in un paese civile sono una cosa fondamentale. Grazie. Grazie a Zanieri che ha rinnovato l'appello all'unità di intento e mi sembra che sia un appello corretto. La parola passa all'assessore Stefano Scioffo che ha ereditato le deleghe in tema di rinnovo del patto lavoro sicuro. Lo ringrazio a nome del Comune di Prato per l'attenzione che ha mostrato in queste settimane, in questi mesi esattamente per questo obiettivo. Assessore, tocca a lei, grazie. Grazie Simone, grazie per l'opportunità che mi date, è la prima occasione per prendere le redini di una responsabilità importante nell'ambito delle politiche regionali. Immigrazione e sicurezza sono due elementi fondamentali, presupposto sul quale si fonda la libertà di impresa, la capacità e la possibilità di intraprendere nella nostra regione, una presenza di mercati internazionali nelle quali il distretto di Prato in particolare è particolarmente attivo e vivace. Sento un rumore di fondo, non so se dipende da me. Mi sentite bene? D'accordo. Intanto ringrazio davvero il sindaco Buffoni, il dottor Nicolosi per il suo intervento, il console della Repubblica Popolare Cinese che mi hanno preceduto, Dalina Mazzi e gli altri che hanno portato il loro contributo. Io credo che valga la pena però riflettere un attimo su come si è innescato tutto questo processo e questa progettualità che oggi salutiamo con piacere e con soddisfazione per i risultati attesi. Non si tratta di sicurezza sul lavoro, non credo che sia quella la dimensione dalla quale siamo partiti. Non si tratta di regolarità fiscale o di rispetto delle regole. Si tratta di una misura superata con quella tragedia, 7 persone chiuse in una fabbrica, un dormitorio, clandestine, private della libertà. Guardate, questa non è sicurezza sul lavoro, questa è schiavitù. Nel terzo millennio a Prato, nella civilissima Toscana, schiavitù. Quella dimensione è intollerabile anche nel pensiero. Non riusciamo a percepirne la gravità. L'abbiamo detto in diverse forme, ma credo che quell'episodio, quella tragedia
abbia chiamato tutti ad una nuova responsabilità. Forse con troppa assuefazione avevamo sopportato come strutturale che ci fosse l'evasione fiscale, che ci fosse la concorrenza sleale, che ci fossero tanti altri comportamenti che in qualche misura richiamavano anche i nostri anni del boom economico, dello sviluppo degli anni 60. Quante volte ci siamo detti in passato, anche noi platesi, in fondo con il fisco avevamo un rapporto, come dire, dialettico. Ma qui si tratta un po' di altro. Si è trattato di dimensione feroce che non appartiene alla nostra umanità, non appartiene al nostro, non è tollerabile nel nostro modo di vivere, di pensare, di costruire e di condividere valori. Da quella tragedia siamo partiti con l'orgoglio di un riscatto, perché quel conto, come ricordava bene Rodolfo Zanieri, poi non l'ha pagato nessuno, non l'ha pagato la vita di quelle sette persone, non ha trovato un ristoro in un colpevole, in una condanna. Beh, io vorrei dire che la condanna l'ha pagata la città intera, l'ha pagata la Toscana, l'ha pagata la reputazione del distretto, l'hanno pagata le nostre imprese corrette che operano nel rispetto delle regole. Lo abbiamo pagato noi tutti come cittadini che siamo stati chiamati, interrogati con profondità e ci è stato chiesto: ma come non avete capito prima che questo poteva succedere? Noi lo stiamo ancora pagando nella nostra coscienza, quella tragedia. Ecco, io credo che valga la pena, dopo sette anni, continuare questa riflessione, perché questa riflessione ci deve portare ad una maggiore attenzione. Io vorrei ringraziare davvero il dottor Betti per il lavoro straordinario che ha fatto e che ha condotto e che so essere, certo, merito di tanti suoi collaboratori, ma frutto, profondamente frutto delle sue visioni e delle sue attenzioni e della sua professionalità. Beh, io mi auguro che arrivi il giorno in cui di sanzioni non incasseremo niente. Non sono felice di aver incassato 18 milioni di sanzioni. È bene che queste stiano diminuendo pur in presenza di continuità di controlli. Ecco, il presidente Ciani lo ha detto con forza: i controlli continueranno, il progetto Lavoro Sicuro continuerà e il modello di questi anni e l'esperienza di questi anni sarà da guida per altre realtà, perché la illegalità, lo sfruttamento, la mancanza della tutela dei diritti dei lavoratori, i vari processi di elusione e di evasione hanno avuto a Prato una sua tragica testimonianza, ma sono diffusi in altri distretti, sono diffusi in altre realtà e a noi preme che non ci sia tolleranza alcuna verso questo, anche nelle altre realtà nella quale potremo mettere la nostra attenzione. E se posso, direi che oltre all'attenzione alle forme di rispetto dei diritti dei lavoratori, all'attenzione sulla sicurezza, che giustamente è stato qui ricordato, troppe volte procura morti e incidenti inaccettabili, ci sono davanti a noi, soprattutto in conseguenza di questo anno tremendo della pandemia, ci sono davanti a noi nuove forme di pericolo, di illegalità, che sono legate magari non all'assfruttamento del singolo lavoratore, ma all'utilizzo di capitali, di provenienza non accertata, alla possibilità di inserirsi nell'economia sana ma sofferente della nostra regione con risorse e con strumenti che hanno magari la veste pulita di qualche professionista, di qualche persona rispettabile, ma che nascondono dietro una profonda misura di illegalità che non è accettabile nella nostra Toscana. Noi da questo dobbiamo difenderci, oltre che mettere a frutto l'esperienza di questi anni. So che ha condiviso ripetutamente e sistematicamente il presidente Ciani con la Procura della Repubblica, ma anche
e con i prefetti. Saluto qui la dottoressa Volpe che è ecco con noi. Da parte loro c'è stato un lavoro importante e un lavoro al quale presteremo la massima attenzione. Le istituzioni ci sono e devono prestare la massima attenzione alle ogni forma possibile di evoluzione di illegalità che ammazzerebbe il tessuto sano, virtuoso, capace della nostra economia, delle nostre imprese. Quindi davvero grazie a voi e grazie anche al console per le sue parole. Nel suo intervento ha sottolineato come ci sia una lunga strada per garantire la sicurezza e ne siamo consapevoli. Io mi auguro che questa lunga strada sia fatta insieme e che la sollecitazione che il dottor Nicolosi ha posto sia compresa, perché a tutti noi preme la dignità delle persone. Le imprese hanno i loro spazi, siamo in un'economia di libero mercato, ma la libertà deve rispettare regole precise e puntuali, altrimenti è altra cosa dalla libertà. E non vogliamo che questo sia confuso nella nostra regione. Grazie a tutti per il lavoro che avete fatto e grazie per quello che insieme faremo ancora in questi anni. Grazie Assessore. La parola adesso passa al signor Prefetto di Prato, la dottoressa Lucia Volpe. Prego, Eccellenza. Grazie, Assessore. Mi sentite? È chiaro. Grazie. Allora, un saluto a tutti, al Console Generale della Repubblica Popolare Cinese, il Procuratore Nicoloso, a tutti gli ospiti, dottor Berti, gli assessori qui presenti. Ringraziamento, ecco, voglio rivolgerlo all'assessore Mangani per avermi invitato e per aver organizzato questo incontro. Per me è molto importante perché è un'occasione, ci vede qui tutti riuniti, ed è un'occasione di riflessione e confronto che non deve mai avere un momento di stasi, perché è un fenomeno questo che stiamo qui, che ricordiamo purtroppo, ma che dobbiamo analizzare e affrontare insieme, non soltanto a livello istituzionale, ecco, ma anche a livello di forze sociali e forze produttive di Prato, che vedo anche qui rappresentate, perché si tratta di un fenomeno pervasivo, pericoloso, oltre che illegale, ma che vede lesi dei beni primari della nostra ordinamento, beni primari quali innanzitutto la sicurezza pubblica, la dignità dei lavoratori e il loro diritto al lavoro sicuro, se non la vita in alcuni casi come questo che stiamo ricordando purtroppo, e la libera e leale concorrenza che è un principio cardine della nostra economia. Quindi ecco perché. Infatti, ecco, mi piace sottolinearlo, anche se tutti lo sappiamo, ma è bene dirlo. Che cosa è emerso dai controlli interforze in tutti questi anni? È emerso violazione delle norme in tema di lavoro, come della sicurezza del luogo di lavoro, come ha sottolineato appunto, ci ha parlato in maniera esaustiva il dottor Berti. Profili della prevenzione antincendio, igienico-sanitari, violazione degli oneri, delle norme sugli oneri previdenziali e assicurativi, evasione fiscale, violazioni in materia edilizia e urbanistica, nonché mancato rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti. È ancora più grave, come evidenziato dal procuratore, in diversi casi, impiego di manodopera clandestina in condizioni di lavoro degradanti e di sfruttamento lavorativo. Questo è il quadro che stiamo affrontando e dobbiamo affrontare, continuare ad affrontare insieme, perché tanto è stato fatto. Ma qui lo dico anch'io, sono da 7 mesi qui a Prato, ma anche questa occasione è stata per me un'occasione di approfondimento della materia, anche alla luce di tutti i patti, di tutti i protocolli sottoscritti
che devo dire validissimi strumenti di lavoro, ma validissimi che devono essere anche appunto laddove necessario anche migliorati, implementati, integrati, forse a volte io dico anche semplificati. Ma al di là dei protocolli, io dico, visto, constatato anche con il lavoro del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, che questa esigenza di lavorare insieme è un'esigenza che è stata avvertita innanzitutto dagli operatori, dagli ispettori, dagli operatori di polizia, delle forze dell'ordine, dagli ispettori dell'ASL, dell'INPS, dell'Ispettorato del Lavoro, cioè sono tutti loro che hanno bisogno di lavorare insieme, di entrare in un'azienda insieme, consapevoli che, davanti, che lo scenario che si apre davanti a loro non implica soltanto una parte di violazione di norme, eccetera, ma è uno scenario completo di illegalità tale che richiede una risposta congiunta forte, un messaggio anche univoco che devono dare tutte le istituzioni insieme e che nel momento del controllo sul posto è evidente che il messaggio è forte e chiaro. E quindi al di là dei, io dico al di là dei protocolli, ma non voglio svilire gli strumenti, anzi sono importantissimi, ma dico che questo gruppo interforze che si è andato a costituire è la sintesi di competenze e professionalità assolutamente essenziali e ineludibili in un controllo che debba essere efficace e capillare di ogni aspetto inerente al sistema produttivo aziendale. Ecco perché, ecco, mi piace in questa occasione elencarli tutti i componenti di questo gruppo interforze. È bene dirlo, lo sappiamo, ma voglio darne il risalto. Questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia municipale, ispettorato del lavoro, INPS, ASL, APAT, ALUA. Sono 10 tra amministratori, amministrazioni ed enti. Sono questi nomi, questi elenchi, questi, scusatemi, queste amministrazioni, questi enti, io li trovo nei rapporti quasi quotidiani della questura, dove mi elenca il risultato, elenca il prefetto, ma elenca anche il risultato dei controlli e i partecipanti. Quindi sono, devo dire che questa collaborazione, questi gruppi interforze, già di per sé io li trovo un eccellente risultato. Già di per sé operare insieme in massima sinergia, vedere tutte le associazioni, le amministrazioni, Stato, Regioni, comuni, è una modalità di lavoro efficace, frutto di una consolidata collaborazione interistituzionale a cui non si può rinunciare, che non si può mettere in discussione per l'elevata capacità di risposta che è stata in grado di dare. Ecco, comunque è bene che i patti, se li abbiamo, li dobbiamo, i patti vanno rinnovati. Ho visto anch'io che anche da parte della prefettura ce ne sono 3 o 4 firmati, non ancora qualcuno ancora in vigore. Insomma, va riordinato il panorama, senz'altro, dello strumento pattizio, ma si va avanti. Ecco, in questo mi sento di rassicurare il signor Ranieri, dove dice tutto ciò non basta, lo dice anche il procuratore Nicolosi, lo penso anch'io. Tutto questo è un grande risultato già raggiunto, ma bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti con, ecco, per esempio, razionalizzando i controlli, fare in modo che i controlli siano mirati, più mirati possibile, per andare a controllare aziende a rischio, che ecco, quindi si deve operare soprattutto in questo momento per migliorare tutto il sistema, condividere il patrimonio informativo che abbiamo fin qui acquisito, metterlo a disposizione di tutte le istituzioni che procedono,
in modo sistematico, in modo organizzato, per orientare gli interventi del gruppo in partenza. Ecco, c'è anche analizzare, elaborare questi dati dal livello appunto per vedere, per mettere in luce, ma questo già in parte è stato fatto, ma va ancora, bisogna sviluppare questi temi, mettere in luce le pratiche evasive e fraudolente, quelle più frequenti, e contrastarle in maniera efficace, non soltanto con controlli ex post, ma anche in modo preventivo, cioè individuando dei presidi per prevenirli. Per esempio, in questo io so che l'INPS ha già lavorato in questo senso, ma bisogna fare un lavoro che sia appunto partecipato di tutti, in modo che tutti sappiano quello che fa l'altro, e in modo che l'obiettivo si raggiunga in maniera più rapida e più efficace possibile. E poi, ecco, forse ecco, l'approccio integrato che abbiamo utilizzato per i controlli va utilizzato anche per individuare una strategia di intervento comune di più ampio respiro, che affianchi i controlli, che completi questa attività che ha dato così ampi, così validi risultati. Per esempio, ho visto che è stato stipulato sempre nel lontano 2014 un patto per il monitoraggio delle attività produttive della provincia di Prato, sottoscritto da Prefettura, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, ASL, ex ASL 4, penso, Ufficio Provinciale del Lavoro, INPS, INAIL, tutti, forse dell'ordine comune, ecco, che è ancora vigente, ma voleva, questo protocollo ha un obiettivo molto importante, quello di contrastare il fenomeno delle ditte apri e chiudi, che rendono difficili i controlli. Allora dobbiamo, ecco, focalizzare l'attenzione, ma ora non sto ovviamente a tediarvi con tutto il lavoro che c'è da fare, ma è mio impegno come prefetto di Prato proporlo al tavolo dove tutti, istituzionale, sia esso conferenza permanente, comitato, vediamo, ma comunque un tavolo che ci vede tutti riuniti per ragionare insieme, per individuare percorsi diciamo che non devono essere, che completano l'azione. Ecco, in questi percorsi di prevenzione, come li chiamo, è fondamentale il contributo delle forze produttive, della comunità cinese, e ringrazio a tal proposito il console per questa sua presa di posizione, per aver espresso chiaramente il suo impegno ad accompagnare i cittadini cinesi che vogliono fare impresa nel nostro paese in un percorso virtuoso che sia rispettoso delle regole. Ecco, questo deve vedere in primis, come detto anche dal procuratore Nicolosi, ma condivido appieno il suo approccio, deve essere un approccio, ecco, che bisogna muovere, diciamo, prima, in un momento anteriore ai controlli. Quindi anche promuovere comportamenti virtuosi è importante. Quindi vedere, in questo devono impegnarsi tutte le forze sociali, come già hanno fatto, ma continuare a farlo, tutte le forze sociali e produttive. E con questo, ecco, penso di aver delineato in linea di massima la direzione verso la quale, ecco, come prefetto di Prato sarà mio impegno, ecco, massimo impegno del mio ufficio, ecco, muovere in questa direzione. Grazie. Grazie, signor prefetto. A nome del comune, a nome del sindaco qui accanto a me, ringrazio tutti voi che siete intervenuti stamattina. Il rito e la ritualità in realtà servono a rafforzare l'intendimento istituzionale, non sono una veste formale e basta, per cui l'impegno che abbiamo preso
mi sembra sia piuttosto evidente essere quello di ripartire dal lavoro di questi 7 anni, rinnovare il patto lavoro sicuro e successivamente procedere invece al rinnovo degli accordi che dal patto lavoro sicuro hanno preso le mosse, consapevoli del fatto che il perimetro della nostra azione non è sufficiente se non è poi confinante e collaborante con quello delle azioni di tutti gli altri. Un ringraziamento davvero e ovviamente un conclusivo pensiero a quelle 7 persone che il 1° dicembre del 2013 persero la vita. Grazie. Buongiorno a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Thank you.